Bentornati sul canale di Davy. Oggi ragazzi vi mostro un carro che mi avete chiesto voi stessi per quanto riguarda la scelta delle varie unità. Parliamo dell'FV4202, carro medio britannico. Vediamo subito le sue caratteristiche. Era 4, livello di combattimento 6.0, cannone da 84. Con munizioni pari a 50, una mitragliatrice 7.62 con 7.500 colpi, velocità di rotazione torretta 10.7 gradi al secondo, non velocissima, brandeggio verticale meno 10-20, tempo di ricarica 8.1 secondi, abbastanza buono, corazzatura scafo inesistente 51-51-31, la torretta 240 però non sono 240, 89, 92, dipende poi ovviamente dall'inclinazione che andremo a dare, però vedete che solo in alcuni punti va a toccare uno spessore abbastanza importante. Per quanto riguarda la penetrazione molto elevata, 215, 203, 189 rispettivamente a 100, 500 e 1000 metri, una massa di 37,2 tonnellate, 451 cavalli vapore a 2700 giri al minuto, una velocità massima di 32, una retromarcia di meno 4, ricorda qualcosa? Inclinazione massima 40 gradi, visibilità 100%, ma ce ne freghiamo altamente. La corazzatura l'abbiamo vista, lo spessore della piastra inferiore molto molto delicato. Poi se andiamo ai raggi X, esatto, abbiamo le munizioni, quindi un colpo sulla piastra inferiore farà saltare l'intero carro armato. Poi avremo il pilota, l'artigliere e il servente. Io ho già fatto una partita, anzi parecchie partite, e vi posso affermare con sicurezza che anche i carri che vanno a mostrare il lato non salteranno subito in aria. Poi dipende ovviamente da cosa andate a colpire, la stiva munizioni, il serbatoio, eccetera, eccetera. Però siccome il colpo ha poco esplosivo all'interno, i danni che andrete a causare saranno molto lievi alle volte, quindi non vi aspettate la kill istantanea. Io ho registrato una partita dove in un'azione si vede proprio quello che sto dicendo adesso. Quindi, ragazzi, piccolo stacco e ci vediamo in partita. Perfetto, ragazzi, sono pronto a mostrarvi una partita. Siamo capitati nella mappa Kuban, saremo contro tedeschi e sovietici. Avremo il supporto dei soli americani. Allora, intendo conquistare il punto di Charlie e poi cercare di dare supporto via via a tutti gli altri punti di cap. Il cannone penetra abbastanza bene anche i Tiger. Il problema è che avendo poco esplosivo all'interno causeranno dei danni relativamente molto limitati. L'M18 so già cosa sta facendo. Mi sa che è sempre il solito giocatore che va sempre in quel punto. Mi sa di sì, Predator, sempre lui va sempre in quella mappa, mi sa, in quel punto della mappa. Forse sarà un caso, non ricordo bene se effettivamente è Predator. Comunque, gli piace quella mappa, è quel punto della mappa. Va bene, comunque. Che poi sta già prendendo colpi, mi sa, perché si sente il rumore. Andiamo verso il settore di Charlie, abbiamo già un super Hellcat addirittura, questo qui è super. Sta conquistando Charlie, sicuramente qualcuno arriverà da questa parte, l'FV1 è stato distrutto, speriamo di non fare la stessa fine, un botto distrutto. Ok. No, sono bot. Sono bot. Sono bot. Non è bot, non è bot, non è bot, non è bot. Mannaggia, non era bot quello lì. La retromarcia vi ricorda qualcosa? Vi ricorda qualche ca... Ragazzi, quanti ce ne sono? Ce ne sono troppi su Charlie. No, ce ne sono davvero tanti. Non ce la faccio a contenerli tutti. Però forse, se loro sono tutti lì, avanzeranno perché pensano che Charlie si può conquistare.
questi non era un bot. Era un carro armato reale, insomma. Lì c'è un carro, però. Ho bisogno di copertura. Perché loro... Ok, allora... Dietro dovrei essere coperto. Comunque ho fatto saltare un carro nemico. È un carro nemico, fantastico. Eccolo, ecco, si vede, si vede, si vede. Lui mi aspetta, giustamente. Lui mi sta aspettando perché mi ha visto. Però non so se sta puntando quel centurion. Io spero che dietro di me resistano il tempo necessario. Per il momento una kill per Dave, incredibile. Mi sembrava un bot, assurdo. Mi sembrava un bot. Allora, so che c'è qualcuno lì dietro e c'è qualcuno sulla mia sinistra. Però se ne stanno occupando. A questo punto io potrei o aspettare, cosa saggia, oppure cercare un poco di gloria. Perché se io andassi dietro il punto di Charlie avrei un colpo molto semplice sui carri. Potrei anche cercare di salire, ma sarei talmente goffo da perdere tempo. No, è ancora lì il carro comunque. Magari lo posso sorprendere. Allora, posso sorprendere sia quello che c'è lì dietro che è occupato col Centurion, sia questi qui su Charlie. Vediamo se riesco però a salire rapidamente. Che cos'è che sta qui dietro? Un Tiger. No, un Panther, cos'è? Non vedo. Mi sa che è un Panther. Non vedo. Mi sa che era un Panther. Andiamo a conquistare Charlie. Charlie non viene conquistato. Sì, sì, con le bombe, certo. Allora, abbiamo conquistato Charlie. Però avanzano i carri da quel settore. Anzi, dobbiamo anche andare via perché arriva l'artiglieria. Via, 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 via. È molto aperta la partita, eh? Molto. Però l'abbiamo studiata bene, eh? Davvero molto bene. Un'analisi perfetta della partita. E il carro ancora può dire la sua. Centurion. Ok, ci dovrebbe essere un carro qui dietro. Il carro di prima, forse. Distrutta un'antiaerea. Ok. Ok, direi che la partita sta andando molto molto bene. Allora, questo carro, in definitiva, iniziamo già a tirare un pochino le somme, nonostante abbia fatto un solo tiro. Però in diverse partite vi posso dire come funziona. Penetrerà molto molto bene, come tutti i carri inglesi. Il problema è che ha poco, poco esplosivo all'interno del colpo, quindi farete magari un pochino di fatica a far esplodere il carro. Poi dipenderà ovviamente dai punti che andrete a colpire. Se prendete il serbatoio, ovviamente esplode tutto, però sono casi già al limite, sono casi più rari. Allora, c'è un Panzer 4 che spara. Io mi vorrei un attimo ad entrare dietro le linee nemiche, perché Alissa però sta riparando, sta riparando il nostro carro. Vediamo qui se c'è qualcuno. Lì c'è il cacciacarri. Ok, vediamo. Ok, ok, aspetta, aspetta, perché adesso è la fase della partita in cui piovono anche le bombe dall'alto. Non propriamente facile da evitarle. Ancora un piccolo sforzo e la vittoria sarà nostra. Guarda, più sforzi di così. Stanno catturando Alfa. Ma quanti sono su Alfa? Maledizione. Sono più di quelli che pensavo. Non è per niente finita la partita, perché come vedete stanno distruggendo tutto.
C'è qualcuno però, c'è qualcuno su Alfa. Questo si è capito. Certo, dare le spalle al punto di respawn nemico non è una grande idea, però è l'unica cosa che mi viene in mente da fare. Vediamo se possiamo catturare Alfa. Stiamo catturando Alfa. C'è qualcuno sulla sinistra, tra l'altro. Usiamo anche il dislivello della mappa. Ok. Facciamo un poco di punti. Peccato, una sola kill. Mi sono perso in quel settore, però dovevo essere molto molto cauto, ve lo posso assicurare, perché il carro armato, la corazzatura vi protegge fino a un certo punto. Lì c'è un cacciacarri e qui sopra c'è l'antiaerea, fantastica. Eccola, eccola. Continuiamo a fare pressione, la vittoria è vicina. Dai, 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 adesso la prendiamo, eh. No, le bombe su di me no. Aspetta che la prendiamo, aspetta che la prendiamo, è mia, dai. Vai. No, è già distrutta, mi sa. È impossibile che non si muova. Già distrutta, maledizione. Mi sembrava troppo semplice. Ok, come vedete il colpo, beh, ecco, e poi brutalmente la kill viene presa. Però questa è stata la dimostrazione chiave, il tiro decisivo per far vedere proprio visivamente che il colpo penetra, però dipende cosa prende. Quindi il carro con un altro cannone, con un altro carro armato, sarebbe esploso quello nemico. In realtà adesso abbiamo fatto solo dei danni lievi, danni che poi sicuramente sarebbero stati devastanti a lungo andare, però ho visto bene, è un T-44, questo è un rimbalzo abbastanza importante, nel senso che mi serviva la kill. Adesso carichiamo, adesso carichiamo, 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 anche se forse un attacco dal basso sarebbe più ideale. Siamo. Allora, fatemi capire un attimo dov'è. No, mi sa che è stato distrutto perché non lo vedo. Nel frattempo facciamo punti su punti. Ok. Comunque, sicuramente è un carro che ha bisogno di essere studiato in fondo, non può avanzare come se non ci fosse un domani. Il fatto poi di avere l'artiglieria può essere sicuramente qualcosa di positivo, qualcosa in più. Però per quanto riguarda i colpi, non vi aspettate, ripeto, la kill istantanea, assolutamente, dovete insistere un pochino, altrimenti la kill non arriva. Il colpo sul Panther è stato clamoroso, per mostrarvi quanto dico. Allora, forse c'è il tempo per un ultimo colpo. No, perché la partita viene vinta prima. Peccato, una sola kill, c'è chi ne ha fatte 6, complimenti, però con altri carri e altre munizioni, altri calibri, quindi un altro discorso. Qui intanto esplode tutto, fantastico. Vediamo quello che siamo riusciti a guadagnare. L'ho giocato abbastanza per dirvi che, ripeto, avete visto, il colpo non sempre penetrerà. 3600 di esperienza, siamo arrivati 1, 2, 3, 4 quinti. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi come sempre al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!